Eccoci qui, allora, buongiorno a tutti. Quello che vi volevo raccontare oggi si riallaccia alla giornata mondiale dell'ambiente. Sapete che ci sono sempre queste giornate mondiali a sostegno di qualsiasi cosa. E quindi i giornali si colorano di verde, si colorano di ambientalismo, si animano di tutto questo. Tutto questo nuovo predicato, di questa nuova predicazione, di questa nuova ideologia, perché venendo meno le altre ideologie, nel senso che hanno già rotto tutto l'impianto dei diritti, ecco che si monta una nuova intelaiatura dei diritti, una nuova architettura dei diritti e ovviamente il diritto del diritto verde, green, ecosostenibile, il diritto all'ambiente, il diritto che poi diventa il dovere di salvare l'ambiente da coloro che sono i cattivi. Quindi c'è il diritto buono che poi trasforma coloro che sono i detentori del diritto buono ad essere anche in dovere di dichiarare la guerra ai cattivi inquinatori. È tutto nella stessa logica. Tu leggi i giornali ed ecco che scopri, per esempio, nella giornata di ieri, scopri che esattamente lo stesso giorno dove io su Libero scrivevo: guardate che in tutti questi anni hanno fatto un lavaggio del cervello, soprattutto alle giovani generazioni, dicendo: voi è inutile che vi appassionate alla politica nazionale, italiana. No, voi siete i figli dell'Europa e l'Europa è la vostra casa. La vostra casa non è l'Italia, la vostra casa è l'Europa. È l'Europa che vi terrà, vi coccolerà sull'ambiente, sui nuovi diritti, sulle tecnologie, perché voi siete i figli dell'era tecnologica, quindi casa vostra non può che essere l'Europa. Quindi mi raccomando, potete anche fregarvene un pochino della patria, dell'identità, della nazione, ma non dovete disinteressarvi all'Europa, perché l'Europa è casa vostra. Ecco, loro per 15 anni hanno fatto un lavaggio del cervello alla cosiddetta generazione Erasmus, che intanto cresceva da piccola, l'antidata su adulta, e adesso è pronta, con due blocchi importanti, è pronta a partecipare al voto delle europee. E io dico ai miei amici di centrodestra, conservatori, sovranisti, diciamo così, ho detto: state attenti, perché non li vedrete arrivare, come si suol dire oggi, cioè non vedrete arrivare tutta quella generazione che è distratta e lontana dalla politica di oggi, che magari non va a votare, ma che invece si animerà in vista delle europee, perché diranno loro: voi dovete votare per le europee, perché è dall'Europa che vinceremo le nostre battaglie, le battaglie ecosostenibili, e per fare questo dobbiamo sconfiggere il mare. Quindi si torna a quello che dicevo prima: il diritto all'ambiente, il diritto al green, il diritto all'ecosostenibilità, il diritto a tutte queste cose che poi magari andiamo anche un pochino a snocciolare, ovviamente vi animerà e vi armerà del dovere di difendere il diritto dai cattivi. E chi sono i cattivi? Sono sempre gli stessi. Ed ecco che infatti Repubblica svela quello che è il blef dell'ecosostenibilità, del green, dell'ambientalismo. Quando Repubblica si tinge di verde, io vomito, vomito, perché è palese la presa per il culo, non gliene fotte un cazzo dell'ambientalismo, dell'ecosostenibilità. No, è sempre la stessa solfa di dividere il mondo tra buoni e cattivi, e loro pensano di detenere l'arma della ragione. E quindi il green o è cazzo come dicono loro, oppure sei cattivo. E infatti, eccolo, il nemico è l'ambientalismo. Così l'estrema destra dilaga dalla Spagna alla Svezia. Oh, siamo sempre lì! Quello che dicono loro è il bene, è il giusto, è il Vangelo, è la tesi, è la parola. E chi non è d'accordo con loro, ecco che diventa il nemico.
Se tu sei un attimo critico, e vi è ragione per essere critico rispetto alla, così, alla narrazione che diventa, che si impasta a propaganda, così colorata, odorata di ambientalismo, di ecosostenibilità, di messaggi green, ecco, quindi se tu non sei con loro, ecco che sei il nemico, sei l'estrema destra. Ed ecco che arrivano i partiti neofascisti, avanzano in Europa, guadagnano popolarità puntando su un radicale sentimento anti-green e sostenendo idee negazioniste sul cambiamento climatico. Ma vaffanculo, Repubblica, voi siete, caro pensiero di Repubblica, voi siete assolutamente i soliti mistificatori. Allora facciamo così, il tuo green è il green che sa di, che odora di dollaro, di affare, di business, è greenwashing. Il green nostro, io sono un conservatore, è il green di chi alle elementari veniva portato in gita scolastica nelle fattorie a vedere gli animali della campagna. Oggi i bambini vengono educati al green, all'ecosostenibilità e non hanno mai visto una gallina, non sanno distinguere una gallina da un gallo, da un tacchino, non hanno mai visto un maiale, non hanno mai visto quegli animali che sono ed erano gli animali della fattoria, di una fattoria che almeno una volta, fino a tanto che non arrivavi alle medie, dall'elementare o all'asilo, avevi visto, vaffanculo, avevi visto! Invece oggi li educano sui libri di testo, al green, all'ecosostenibilità. Ma non hanno sti bambini che continuano, ai quali raccontano le favole e l'orso polare che sta su quella mattonella di ghiaccio sperduto, diventa la didascalia del pianeta in pericolo, del quale pianeta in pericolo a lor signori non gliene sbatte una beata minchia. Allora i bambini, piuttosto che fargli vedere l'orso, fagli vedere gli animali della tua campagna. Ma loro non possono far vedere gli animali perché hanno distrutto le campagne, hanno distrutto anche gli ambienti verdi, perché a seguito delle loro riforme hanno tolto i presidi ospedalieri, sanitari, scolastici, sociali, i trasporti dalle zone collinari lontane dalle città. Magari hanno tagliato tutti i ponti dalle zone di montagna, ma non le montagne dei VIP che frequentano loro, perché le montagne in Italia sono parte dell'Italia e quindi ci sono anche i paesi di montagna, ma se tu gli togli le scuole, i trasporti, la sanità, le famiglie se ne vanno. Ed ecco che quel presidio diventa un paese fantasma, non si svuota, e la natura ovviamente prende il sopravvento. Allora l'idea di ambiente che abbiamo noi è diversa dalla loro idea di ambiente, perché la loro idea di ambiente è quella dell'Europa, che ovviamente cosa fa? Si riempie la bocca di ambiente ed è funzionale ovviamente a chi? Alle multinazionali, al potere finanziario, che ha già pronto il programmino. Allora noi in Europa facciamo tutti i programmi ecosostenibili, tutte queste cazzate, ok? Quando poi né in America e né in Cina stanno dietro a noi, quindi vuol dire che tutti stanno cercando di venire a mangiare nel grande mercato europeo. Perché è inutile che mi parlano di rivoluzioni ambientali, di nuove norme, di nuovi progetti, quando poi la Cina ancora oggi fa piani di investimento sul carbone ed è in attesa delle dorsali dei gasdotti nuovi con la Russia. Oggi c'è soltanto Pavoro Siberia che viene potenziato, poi sarà raddoppiato e poi andranno giù in Mongolia. E quindi dovrà servire la Cina, dovrà servire l'India e la Russia, che prima dava il gas in grandi quantitativi a prezzi bassi e contenuti all'Europa, adesso lo darà al mondo cinese, asiatico, indiano.
l'area del Sino-Pacifico. E noi lì. Ah, ma paragone, ma cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Beh, sto dicendo una cosa che, per esempio, dice anche Alberto Clò. Alberto Clò, che è stato ministro dell'industria ai tempi del governo Dini ed è un grande amico di Prodi, è uno delle anime accademiche del Mulino, e dirige una rivista che si chiama Energia, quindi non c'entra niente. Ebbene, andate a vedere il sito, si chiama blogrivistaenergia.it, troverete delle letture che sono un po' diverse. Ma non è che stiamo negando che c'è un problema, ma il problema, attenzione, non è che ha una narrazione e soprattutto una produzione normativa come quella che stanno facendo in Europa e quelli del PD, così se ce la portano in casa e abboccano, così distruggeranno. E attenzione, lo dice lui: non vedo l'ora che Ursula von der Leyen e il commissario Frans Timmermans vadano a casa, perché li ritengo i maggiori responsabili di quanto sta accadendo. Mi riferisco al furore ecologista che ha infettato Bruxelles, a questa smania di legiferare di continuo senza verificare la fondatezza economica e la sostenibilità di obblighi che alla fine colpiscono sempre i ceti più poveri. Questo sta dicendo uno che viene dal mondo di Prodi. E che ovviamente, guardando i dati, dice: ma che cosa state facendo? E se la prende esattamente con la sinistra, col Partito Democratico. Tutto questo succede con la complicità della sinistra, che è succube del politicamente corretto e sposa l'ideologismo ambientalista senza un minimo di approccio critico o di studi scientifici a sostegno. Ma perché Alberto Clò non può scrivere allora di queste cose in maniera diffusa? Perché lo sa benissimo che verrebbe classificato tra i cattivi, tra coloro che poi verrebbero utilizzati dai fascisti, dagli xenofobi, dai razzisti, dai novax, da tutto quello che è il male, tutto quello che non piace alla Repubblica è fascista. E ai ragazzi vanno a raccontare queste cazzate. C'è un problema legato all'ambiente? Sì, ma non da oggi. Ed è un problema che, guarda caso, vede coinvolti tutti. E stiamo esagerando con la cementificazione? Certo che sì. Ma attenzione, sono gli stessi che, guarda caso, costruiscono le periferie dove infilare gli immigrati. Quei casermoni, quella roba orribile. Allora le periferie servono così: venite, vi infiliamo nelle periferie, nelle peggiori periferie dove non ci sono i servizi. E guarda caso, magari lì c'era un ambiente verde. A Milano si è aperta una polemica perché ma anche Sala, il famoso Bosco di Gioia, chi è che l'ha distrutto? Però poi si rifà l'area verde, ma perché me lo devi abbattere per poi fare un altro bosco, che poi è il bosco verticale, nuove piantumazioni? Ma non è così. Allora io sono un conservatore, lo ammetto, sono un conservatore, ma sono molto più ambientalista di loro. Sono ambientalista per il semplice motivo che sono figlio magari di una cultura contadina. E allora sono chi sono gli ecologisti, coloro che amano la natura? Gli agricoltori, o sono questi fighetti della ZTL che animano i boschi verticali? Ai. Quindi, ragazzi, vabbè, ciao a tutti, lasciate. Sarà una campagna elettorale durissima, dove sarà sull'immigrazione, sull'ambientalismo, dove se tu non gli vai dietro diventi un negazionista. Ma che negazionista? Avete ridotto queste città che fanno schifo. In Emilia non c'è stato nessun evento eccezionale, nel senso che era stato previsto, ma se tu non fai le opere, anche quella importante gettata d'acqua, quantità d'acqua che cade, diventa uno sfacelo, diventa l'apocalisse. Va bene, ciao a tutti.